buongiorno di nuovo, ancora a giro di interviste, passiamo dai piloti ai produttori, ma anche piloti. Ex piloti. Quasi ex. Sì. Saltuario. Sì, bravo, quando capita, quel paio di volte l'anno. Poche evenienze, feste comandate. Come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto a posto? Sì, benissimo. Il tempo è stato un poco clemente con noi e... No, come un produttore di gomme, ormai con grande esperienza come te, come imposta la giornata anche in caso di previsioni un po' avverse come queste? Sinceramente queste condizioni sono brutte per tutti. Quindi io in queste condizioni qua di come piloti dico fate quello che volete, perché è una condizione così estrema, così brutta che anche lavorarci non ti dà gusto. Sì. No, non ti dà proprio divertimento. E quindi è una cosa che dico fate quello che volete. Abbiamo il nostro prodotto, però io dove voglio vincere, dove voglio andare avanti è quando conta. Cioè sull'asciutto, quando bisogna dare le mazzate vere. Le condizioni vere, quando sì. Diciamo la parte casuale è meno importante. E ascolta, è stata una stagione proprio incredibile. Non è stata una stagione. Non è stata una mezza stagione. Sì, diciamo che... Non ci sono più le mezze stagioni. Bravissimo. Invece sì. Sono tornato. Senti, com'è stata la prima parte del 2020? La prima parte è stata bella, sinceramente, per quanto riguarda... Con l'on-road abbiamo fatto poche gare. A porta. Mentre per il buggy abbiamo fatto più gare con il buggy. E abbiamo vinto con il mio prodotto la gara più importante che c'è al mondo, che è il Dirt Nitro Challenge in America, e al debutto con il nuovo prodotto, quindi è stata una soddisfazione enorme. Quindi per quanto mi riguarda è andato bene. Poi c'è stato il lockdown, hanno chiuso mezzo mondo, che la cosa strana, è iniziato tutto in Cina, ora la Cina funziona alla grande e noi stiamo rovinati, quindi io queste cose non le capirò mai. Però va bene. È un produttore importante come te, come si interfaccia con i piloti? Cioè hai, diciamo, una serie di figure che tieni da riferimento per quanto riguarda i feedback sul prodotto, oppure hai... Allora, io scelgo il mio team soprattutto per il rapporto umano che abbiamo. E ovviamente non posso sponsorizzare o prendere a lavorare un pilota che poiché mi è simpatico però non va una seta, lo prendo comunque. Cioè, ovviamente no. Però comunque quello che instauro un rapporto soprattutto fuori dalla pista migliore, ovviamente lo tengo più vicino a me ed è quello in cui mi fido di più, anche se un pochino meno bravo di o del campione del mondo, però mi vado a fidare di quello che è più vicino a me, perché i piloti vanno e vengono. Enzo Ferrari diceva c'è un campione nuovo ogni domenica e io la penso esattamente così, e quindi io di chi mi vado a fidare? Partiamo dal presupposto che non mi fido neanche di me stesso, quindi quella è la prima cosa, però di chi mi devo andare a fidare? Di quelli che mi sono più vicini, quindi se anche non è la persona più forte o più competente mi vado a fidare di quello. Ti faccio un esempio pratico, io sono un amico fraterno con Mario Spiniello, secondo me è uno dei piloti più bravi, ma non è il più bravo che ho nel mio team. Però io mi fido esattamente di quello che mi dice. Hai un filo più diretto, sì, rispetto. Bravissimo. Benissimo, con gli altri piloti abbiamo iniziato questa stupidissima rubrica che si chiama domanda a scoppio, nel senso che sono domanda e risposta veloce. Il primo modello a che età e dove? Il primo modello, 6 anni, Yankee, su un piazzale. Su un piazzale proprio, parcheggio. Yankee cosa era? Yankee era una macchina che francese di 30 anni fa, più o meno. E mio padre ce l'aveva lì. Pista? Era buggy, ma noi ci mettemmo le gomme da GT sotto, da Rally Game, e giravo sul piazzale. Poi, la pista più amata, la pista che c'hai ricordo... Aspetta, più amata come... Quella che ti piace di più, che ti evoca migliori ricordi. A correre? O sì. Che mi... Sì, nell'esperienza tua personale di pilota in questo. Pista più bella che ho mai girato è Valencia. Più bella che ho mai girato. Per qualche caratteristica. Mi piace. È una cosa mia. La più odiata invece, quella invece che diciamo non digerisci proprio. Fiorano. L'hanno detto in molti, forse perché è molto tecnica. No, a me non è mai. Non è una questione di andare forte o andare piano. È che per com'è la mia. Per come guido io. Per come guidavo, che ormai non mi piaceva, semplicemente. Ho capito.
Ci dai un voto alla pista di computer 1 a 10, che non è la scala del modellino, bravo. Allora, io sono troppo di parte. Vabbè. Quindi io ti do 10, ma non perché ti devo dare 10, ti do 10 perché io qua sto a casa mia. Okay. Quindi sto bene con tutto, perciò tu prima ti ho fatto la domanda, la pista più bella che ho a correrci io o quello che pensi in generale? Perché se era in generale ti dicevo qui. La parte più, qui ritorna alla parte di pilota, tu che hai corso tante volte qua a Gubbio, qual è la parte più bella del tracciato, il punto più bello, il bar, no? Il punto più bello, vabbè, a parte il bar, il divano dove sta Arianna e poi quello che forse non ti ha detto nessuno, la palla prima del rettilineo. La prima del rettilineo già ce l'hanno detto, vedi. La parte più difficile invece è quella che... La palla prima del rettilineo. Perché, ok. Perché per tutti è facile, ma se vuoi andare forte la devi fare in un certo modo. E loro che sono di casa lo sanno bene. Senti, l'avversario più tosto che hai affrontato invece... Più tosto che ho affrontato? Ne ho affrontati tanti. Per me il più forte è... Io penso che sia ora a una certa età. Però il più forte è Collari. Mario Spinier, no. Il più forte è Collari. Non è che è il più forte, è quello che ha vinto di più, quindi è oggettivamente il più forte di tutti. È quello che io ce ne sono troppi, non, ho preso mazzate da troppi, quindi non è che ti so di preciso. Poi Hamilton o Schumacher? Schumacher. Vai. Questa è una domanda che facevo ai piloti, la prima cosa che fai quando corri in una pista, ma magari se tu da produttore invece, se devi affrontare magari una pista nuova, okay, in cui non hai dati, non hai riferimenti. Parto con una base che so che funziona. Quindi hai un... Io so che c'è una base che funziona, funziona sempre, sempre, che puoi andare un po' più veloce, un po' più piano, però questa è la stessa cosa che vale come pilota che come produttore, non cambia tanto. Poi, andare a domanda secca, Casatiello o pizza? Pizza tutta la vita. Tutta la vita. Vai. Poi cosa consigli a un giovane modellista e cosa sconsigli? Consiglio di divertirsi. Come Trace prima di tutto. No. Usate quello che vi piace di più. Ok. Assolutamente. Consiglio di divertirsi. Se ha la possibilità di farlo con un genitore, con un parente, con un migliore amico che lo continua a fare da quando parte finché non finisce. Perché la cosa più bella del nostro mondo è l'unione. Io nel mio mondo ci sono i miei migliori amici. Bellissimo. E quindi io dico sempre a chi inizia, se uno inizia con il papà continua, anche se litigate, perché litigherete obbligatorio, ci litigo io, ci ho sempre litigato, però è bellissimo quando vai a fare le gare fuori, perché poi sono quei ricordi che ti restano e non cambieranno mai. Quello che non dovete fare è che non di campioni ce ne sono pochi, come in tutte le discipline, e di quelli che prendono soldi ce ne sono pochi, come in tutte le discipline. Se a un certo punto vedete che non potete arrivarci a quel punto, perché lo capite, non vi intestardite. Fatelo come hobby, fatelo come sport, come hobby, continuate a divertirvi, come ho detto prima, con le persone che amate, però non con la fissazione di doverlo far diventare un lavoro, perché quello poi dopo fate peggio. Poi, un'ultima domanda che faccio fuori dalla lista. Anche per te da hobby poi è diventato lavoro, praticamente, tempo pieno. C'è stato un momento in cui hai detto, c'è stato un evento particolare in cui hai detto sì, ci posso campare, ci posso campare di questo, voglio campare di questo? Allora, ti spiego. Io l'ho sempre fatto perché mio padre aveva il negozio. Okay. È arrivato a 18 anni e mezzo più o meno, sì, e c'è stata un'opportunità di comprare un'azienda che faceva già gomme. Okay. Io sono andato da mio padre, faccio guarda, va, c'è questa opportunità, mio padre mi guarda, fa Nicola, non ho la possibilità di poter fare questo investimento. Sì. Faccio vabbè, io nella mia vita sono una persona che se posso fare una cosa la faccio, se non la posso fare non la faccio, ma quando la faccio sono così. Okay, perché non me ne frega un cacchio, sono così proprio. E se la devo fare, la devo far bene. Ho provato in giro, eccetera, eccetera, si poteva fare, non so, tipo Sviluppo Italia, ed erano imprese per il Sud Italia per Under 25. E io ero piccolino, il problema qual era? Che c'erano 6.000 richieste e 3 ne accettavano. Ho fatto un corso di vari mesi dove c'erano delle persone che dovevano, c'era un progetto fatto non da me, progetto fatto da dei professionisti,
su quello che volevamo andare a fare. Io ho seguito questo corso, sono stato probabilmente simpatico, sarò stato bravo, non lo so quello che è successo, però questi soldi a fondo perduto hanno scelto la mia come una dei tre progetti migliori. La trivia. E da lì ho preso questi soldi e ho comprato questa azienda, ho comprato i macchinari che avevo 18, quasi 19 anni, ora ne ho 30. E però all'inizio è stato tosto, perché all'inizio non conoscevo nessuno, non avevamo clienti, non c'era un cacchio, non metto vergogna di dirlo, il primo anno avremmo fatto 12.000 euro di fatturato, non di guadagno, di fatturato, cioè niente, c'era da pagare una persona che lavorava con noi, c'ero io che mi dovevo mantenere, però per fortuna a 18 anni e mezzo c'era ancora, cioè con mio padre e mia mamma riuscivo a non cacciare un centesimo, anzi mi aiutavano loro a me. Quindi niente, ho iniziato, e è stato difficile, però poi siamo arrivati ai giorni d'oggi che attualmente siamo una buona realtà. I frutti di quello che sì. È successo. Grazie Nicola e buon fine settimana, speriamo che il tempo migliori come adesso. Speriamo bene, perché veramente, no, ma per le persone che si devono divertire, esatto, non è per me, io lavoro lo stesso e sono le persone che si devono divertire, che quella è la prima cosa più importante. Perfetto, grazie ancora. Bene, grazie a te, ciao.